Bentornati allo stand Media Produzioni di Radio Sherwood qui allo Sherwood Festival. Siamo nel bel mezzo del Build to Blast Festival. Build to Blast Festival, l'ho detto giusto? Al Sherwood Festival, e abbiamo sentito poco tempo fa i Golem of Gore, che adesso sono qua con noi a chiacchierare. Benvenuti ragazzi. Bella a tutti. Prima di fare un'introduzione a stile Wikipedia, cioè Ricchio alla voce, eccetera, 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 a me piacerebbe citare questo piccolo dissing che avete avuto con Metal Archives qualche tempo fa, che vi ha definito, e vado a citare, che vi ha esclusi da Metal Archives for being Riffless Gurgle Grind. E io volevo chiedere intanto se le avete fatte alla fine la maglietta, perché io le avrei fatte le magliette con questa frase qua. Effettivamente questa cosa fa abbastanza ridere, perché in realtà, cioè, di gruppi che fanno più o meno il nostro genere, appunto i General Surgery, i Regurgitate, i Dead Infection, ci sono su Encyclopedia Metallum. Noi non ci siamo, e non ci sono neanche per dirti Last Days of Humanity, perché siamo forse troppo estremi. Cioè, proprio la definizione di riffless, secondo Metal Archives, è che secondo loro la nostra chitarra fa così. Shhh, che non è del tutto una finzione, cioè nel senso sì, ma anche no. Nel senso, noi siamo molto molto estremi, effettivamente. Abbiamo due tempi, veloce e molto veloce. Esatto. Cioè, nel senso, secondo me ci hanno esclusi principalmente perché probabilmente le prime produzioni erano molto raw, molto sporche. Adesso abbiamo appena finito di registrare le batterie del disco nuovo, che sarà, penso, c'è anche in arrivo il chitarrista. Ci hanno intercettato e, e abbiamo completato i quattro. Ecco, facciamo tutto. Niente, ci hanno chiesto che abbiamo un dissing aperto con Metal Archives, sì, perché non siamo sul loro sito e non abbiamo mai fatto la maglietta. No, purtroppo. Il fatto di io l'avrei sfruttata, quello del Riffless Gurgle Grind, io l'avrei sfruttato. È diventato il nostro motto. Sì, sì. Ma io ne vado fiero di non essere su Metal Archives con i Golem. Ma molto. Sì, siamo diventati inaspettatamente iper di culto, quindi cioè, siamo talmente estremi che non siamo su Metal Archives. Questa cosa è da sfruttare. Ma voi dicevate, no, che siete così estremi da appunto non essere su Metal Archives. E, infatti, cioè, io leggendo alcuni titoli delle non si beve alle interviste, che brutte persone. Cos'è? Leggendo alcuni titoli delle vostre canzoni, che vado sempre a citare: Rectal Bowel Disgorgement, Ulcerous Intestinal Infection, e personalmente quella che ho selezionato come la mia preferita, che è Esophagus Obstructed by Loneliness and Purulent Fecal Matter. Bella la domanda, ma infatti è la mia preferita. La domanda che mi è venuta così spontanea è: perché? Ma poi, cioè, anche andando a parte gli scherzi, cioè, così mi è venuto da pensare che un po' così il genere, il metal in generale, ha sempre attratto questi temi un po' estremi, un po' violenti, no? E che però non sono mai, come dire, hanno una funzione, io penso un po' come i film horror, no? Una funzione un po' catartica, sì, rispetto, sì, non so, all'orrore della vita vera, no? E questo si applica un po' a tutto il metallo, tranne che al black metal, che quello non è catartico. E voi siete un po' d'accordo in questa visione della vostra musica, in questa visione della vostra tematica, oppure 100, no? 100%, nel senso che uno dei, chiamiamoli slogan, comunque una che abbiamo sempre portato avanti come non comunicazione, perché noi non abbiamo volutamente dei testi, è Only Gore is Real, oppure Reality is Horrendous. Cioè, di base, noi non raccontiamo nulla di più che purtroppo l'estremo orrore del mondo che ci circonda. Lo raccontiamo in maniera catartica, lo raccontiamo per esorcizzarlo, e al tempo stesso la scelta di essere così estremi, così volutamente disgustosi, in realtà è semplicemente uno specchio del mondo orrendo che ci circonda. Quindi sì, 100% proprio, è... Ti ringrazio di aver letto bene la nostra metafora di quello che siamo, cioè, fondamentalmente. Grazie. Sì, di base, cioè, nel senso, non è che siamo chissà quali... Non siete degli assassini? Non ancora. O quantomeno non potete dirlo in diretta radio. Vite assolutamente normali.
Ed è questa la cosa orrenda. Poi dipende cosa vuol dire normale. Esatto. Sentite un po', due quarti di voi, cioè almeno a me, sono ben noti per essere parte dei Groom, ovviamente, che abbiamo sentito poche settimane fa al Venezia Record. Io volevo fare un po', senza voler escludere la seconda metà, però volevo fare un po' un parallelismo tra i Grumo e i Golem of Gore, nel senso che tra i Grumo voi fate un po' un gore grind, un death metal un po' più legato a temi sociali, io penso, sì, a fallimento, cani sciolti. Qua invece andate tutto sull'estremismo. Sì. Quali sono secondo voi i punti di contatto e magari invece di separazione tra i due progetti? Questa è una bella domanda. Allora, rispondo un attimo, a braccio, poi magari Marco se vuoi integrare. Ma allora, i Grumo sono, quest'anno noi abbiamo fatto 20 anni e siamo cresciuti in una realtà come quella di Modena, fortemente influenzata dai centri sociali che noi abbiamo attraversato e vissuto da sempre, come XM24, Atlantide, Iqbal a Bologna, e a Modena il Libera e la Scintilla. E ci hanno in qualche maniera aperto un mondo e una visione delle cose che tuttora ci portiamo dietro, e con i Grumo noi ci teniamo comunque a far sì che la nostra non sia semplicemente musica, ma può essere anche un mezzo per accomunare, ma soprattutto è una cosa che noi ci teniamo tantissimo a non far sentire dei matti le persone che ci seguono e che ci ascoltano, perché spesso e volentieri un sentimento che ho avuto io quando ero più piccolo era sentirmi molto solo in una realtà che mi circondava e che non mi rispecchiava, e quindi portare avanti delle istanze del rega, siamo tuttora i figli della merda che eravamo quando siamo nati, e vedere tanti ragazzi avvicinarsi a questo genere e cantare le canzoni insieme a noi è un bel modo per dire ce la si può fare. Questo è un'ottima valvola di sfogo, è un'ottima terapia collettiva, e quindi con i Groom abbiamo portato avanti una serie di questioni personali, sociali, legate a una visione del mondo a 360 gradi. Con i Golem abbiamo voluto, e questo penso che sia il punto di distacco, ma in realtà è semplicemente l'altra faccia della medaglia. Con i Golem abbiamo voluto estremizzare il concetto che la realtà è veramente orrenda. Cioè, è veramente putrida e marcia nel profondo. La gente non lo sa. Cioè... lo sottovaluta o fa finta di non vederlo. Fa finta di... cioè, si gira dall'altra parte. E adesso che siamo arrivati... ma per dirti, adesso che siamo arrivati a un livello di comunicazione visiva talmente estrema, c'è un libro bellissimo che io suggerisco, si chiama Capitalismo Gore. Secondo me ce l'abbiamo in libreria. Capitalismo Gore è un libro eccezionale che parla del fatto che la comunicazione dei telegiornali ha fondamentalmente normalizzato delle immagini terrificanti, e poi dopo parlano, non lo so, del meteo o del cagnolino o del presidente, una cosa, cioè, passa così, ridendoci sopra. Questa cosa è terrificante, e fondamentalmente noi abbiamo deciso, tramite il nostro stile, semplicemente di ricordare che il mondo all'esterno è feroce, e l'unica cosa che possiamo fare, questo poi è il nostro modo di vedere le cose, è di costruirsi una piccola famiglia di freaks, una piccola famiglia di persone fidate, stare nel nostro, cercare di portare un messaggio, ma al tempo stesso esorcizzarlo anche con un po' di humor nero, perché comunque noi ce lo mettiamo abbastanza, quindi sì, senza entrare nella che tragedia. Questo è il nostro mood, poi non so se... Beh, io vi ringrazio, mi sa che abbiamo i tempi un po' stretti, ma volevo chiudere approfondendo quello che avete detto all'inizio, cioè voi avete una discografia molto lunga, ma c'è in lavoro un nuovo disco, quindi. E adesso rispondi tu. È stato un processo un po' lungo, dopo che Bon si è unito alla band l'anno scorso, che ci siamo beccati al Brutal Assault, io suonavo con gli Idus Divinity e niente, abbiamo ricominciato a scrivere pezzi insieme subito. È stato un processo un po' lungo, usciremo per Everlasting più bella lì,
E poi niente, il weekend scorso siamo andati in sala da me, attrezzati e tutto, ho registrato le batterie, adesso verranno poi le chitarre, basso, voci, quant'altro, e insomma vediamo di far uscire il più presto possibile, perché vediamo che insomma c'è del bello, ci divertiamo, e l'importante è quello, e via che si va, pedalare, stessa cosa con i Grumo, usciranno speriamo in concomitanza, così insomma da come riempire tutto quanto. Lo stavo per dire io, un nuovo Grumo, un nuovo Golem of Gore. Bella lì. Oh, tanta roba, l'anno prossimo speriamo che sia bello pieno per tutti quanti. Sì, sì. Quest'anno abbiamo un po' calato il gas perché ho detto, un po' di concerti, qualche d'uno, sì. E se capita la data bella, bella, come in questo caso che ci hanno chiamato la settimana scorsa. E poi ci teniamo le date buone per l'anno prossimo. E speriamo che ce ne siano tante, tante e via. Beh, allora, visti i dischi nuovi, speriamo di sentirci anche su Radio Sherwood a parlare di questi dischi nuovi. Ma ben volentieri. O no? Io vi ringrazio per la chiacchierata e alla prossima. Grazie a tutte, grazie a tutti.